Ciao a tutti, oggi prepareremo il burro di mandorle. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa. Gli ingredienti sono mandorle sgusciate, olio di arachidi e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le mandorle. Azioniamo il bimby per 5 minuti a 100 gradi, velocità 1. A questo punto azioniamo il bimby per 30 secondi a velocità 8. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. E azioniamo il bimby per altri 30 secondi, sempre a velocità 8. Riuniamo sul fondo del boccale . Aggiungiamo il pizzico di sale e l'olio . Azioniamo il bimby per 40 secondi a velocità 8 . Riuniamo sul fondo del boccale . Chiudiamo e azioniamo il bimby 40 secondi sempre a velocità 8 . Riuniamo sul fondo del boccale . Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per un minuto a velocità 4 . Riuniamo sul fondo del boccale . Azioniamo il bimby per un altro minuto a velocità 5 . Riuniamo sul fondo del boccale . Azioniamo il bimby per un minuto a velocità 6 . Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola . Come vedete, il composto già ha preso la consistenza del burro. Effettuiamo l'ultimo passaggio per un minuto a velocità 7. Burro di mandorle è pronto, trasferiamolo in un contenitore con chiusura ermetica.
Burro di mandorle. Il burro di mandorle è un burro vegetale e può sostituire il burro tradizionale nella preparazione di dolci o per mantecare i risotti. Può essere utilizzato da persone celiache e o intolleranti al lattosio. È ricco di fibre e privo di colesterolo. Si conserva in frigo per 2-3 settimane. Grazie e alla prossima ricetta!